Benvenuto nel mio canale. Arriva di nuovo una nuova settimana. Questa è l'ultima settimana dell'anno. Sei pronto per le cose che vuoi fare prima che chiuda? Oggi è lunedì 27 dicembre 2021. Di seguito i segni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Più saggi e consapevoli col trigono Luna-Saturno. La Luna che infastidisce tanti non tocca a voi, se non impigrendovi un po'. Ma a Santo Stefano il relax è quasi d'obbligo, una pausa tra la kermesse natalizia e le follie di Capodanno, sempre che siano permesse. Se Babbo Natale vi ha portato libri e musica oggi ve li gustate in santa pace, insieme a qualche leccornia da sgranocchiare alle ora più impensate. Riflessioni profonde e scambi d'opinione con pochi intimi sulla stessa lunghezza d'onda. E se il cuore è in cerca di conferme un messaggio amoroso, in arrivo verso sera, con la Luna nel segno, ricettiva agli input di Giove e Saturno, vi farà sorridere, anche senza leggere i tarocchi l'avevate già capito. Sconcerto, solitudine e tristezza, la coppia non attraversa un buon periodo e il consultante si sente come schiacciato dal peso della tristezza e della monotonia. Paura di non essere ricambiati, incertezze sul partner. Sospetti e gelosia. Solitudine anche per i single che resteranno inchiodati nella solitudine e nella ricerca vana di nuovi stimolanti incontri. Le relazioni a due ti daranno soddisfazioni. Eventi piacevoli in casa. Abbi più fiducia in te stesso, assumi dei rischi. Avete gli occhi puntati addosso e l'invidia puntata, per schivare i colpi concedetevi una pausa. Siate onesti con voi stessi. Affrontate serenamente ma seriamente il vostro amore e definite i vostri sentimenti. In questo modo avrete le idee chiare e saprete districarvi meglio tra i piccoli e grandi problemi dell'amore. Oggi proverete risentimento verso qualcuno che vi ha fatto un torto, anche se di poco conto. Soprassedete senza farne una tragedia. È normale sentirsi giù di corda con un umore tendente al grigio. Oggi è una giornata uggiosa che tuttavia presenta qualche piccola novità soprattutto in fatto di amicizie. Per i nati di lunedì oggi potrebbe esserci un ritorno gradito e atteso. Non sarà così semplice ma già i presupposti si manifesteranno nella tarda mattinata. Pensate bene prima di dire qualunque cosa, ricordate che la fretta è cattiva consigliera e precipitarsi a dire le cose senza pensarle equivale a volte a provocare autentici disastri. Questo è un giorno particolarmente pericoloso per le storie d'amore extra o clandestine, potreste essere scoperti da un momento all'altro. Dai tue notizie a coloro che ultimamente hai perso di vista. I tempi non sono dalla vostra parte al momento, ma non dovete perdere la speranza, dovete continuare a lavorare affinché le cose cambino in vostro favore. Nel lavoro cercate di rimandare le decisioni importanti a quando sarete più obiettive e serene. Qualche lieve tensione in amore non vi impensierirà più di tanto e godrete della compagnia degli amici. Se in questa giornata non prenderete più sul serio i vostri sentimenti nei confronti di una persona, potreste anche rischiare di perderla. Il cielo della festività che segue il Natale, Santo Stefano, è abbastanza positivo. L'augurio più fortunato e sentito proviene dalla Luna da oggi pomeriggio in ottima congiunzione nel vostro segno. Poi anche da Giove insieme a Saturno, sempre ben disposti nell'amico fraterno Acquario, specie se siete nati in ottobre. Avete un grande senso dell'autocontrollo, ma a volte è davvero difficile tenervi. Qualcuno ha proprio voglia di mettervi il bastone fra le ruote e farvi perdere la pazienza. In ogni caso cercate di tenere una porta aperta al dialogo con tutti, in modo da essere superiori. Siete più propensi ad aumentare le vostre speranze, quindi ottenete maggiori informazioni. Vi sentite a vostro agio con voi stessi, e più in sintonia con il vostro corpo. Mantenete l'entusiasmo. Avete tutte le ragioni del mondo per sentirvi un pochino scossi in questo periodo, ma non è di certo questo il momento di prendersela con le altre persone. Bisognerebbe invece costruire un fronte comune, per poter attraversare questo periodo con maggiore serenità. L'invito ad essere sempre più obiettivi, è ancora valido, quindi non perdete il vostro tempo a chiedere come vivervi meglio queste giornate. La risposta è alla nostra portata. Malumore per tutta la giornata, forse è solo stanchezza, oppure noia.
a ribadirlo la coppia Mercurio-Plutone in quadratura, mentre la Luna abbioccata in dodicesima casa sembra persa in un mondo tutto suo. Ripensamento solo nel pomeriggio, quando entrando nel vostro segno torna sensibile a dimostrarvi interesse. Amore ed Eros. Due punti amore a 360 gradi, il passato è dolcissimo da ricordare, ma il presente è ancora qui a vostra disposizione, coglietelo a piene mani, come fareste con un frutto delizioso spiccato direttamente dal ramo. Momenti dolcissimi coi figli, presi dalla novità natalizia, sentire che volge alla fine è un sottile dispiacere. Rimanere con i piedi ben piantati a terra vi aiuterà a uscire da una situazione incresciosa. Eviterete spiacevoli inconvenienti e, soprattutto, non vi farà perdere di vista il focus del vostro rapporto, la sincerità. Una comunicazione profonda, sensibile, attenta alla persona amata vi fa toccare momenti di rara compenetrazione intima e spirituale, come a voi più piace. Solo se siete nati nella terza decade fate attenzione a non lanciarvi in imprese più grandi di voi. Venere vi guarda ostile. Lavoro e denaro. Due punti ideali per una partenza, potete raggiungere gli amici fuori città o visitarne una ricca di storia e arte, argomenti a cui siete sensibilissimi. Buona alternativa a una mostra o un film al cinema, sgranchirsi le gambe fa bene al fisico, mentre arte e bellezza sono un toccasana per l'anima. Stabilite prima ancora di iniziare il lavoro quali siano i vostri obiettivi e date solo a loro la precedenza. Lasciate indietro pure ciò che non vi riguarda, poiché il tempo è poco rispetto alle cose da fare. Anche se spesso non si vede, perché sobri e misurati, non lo dimostrano, i figli di Venere sono tra i più genuini altruisti, i più capaci di godere nel donare senza condizioni e senza aspettarsi nulla in cambio. Avvolti dalle grazie di Venere in persona che favorisce fascino e personale savoir-faire, le bilance accoglieranno doni che quasi avranno il potere di commuoverli, toccando le corde più segrete del loro animo, in special modo se sono nati dal 24 di settembre al 5 di ottobre. Potranno essere doni semplici, forse poveri o caduchi, come i fiori, essenziali e mirati come libri, loro amano le poesie. Benessere. Due punti la stanchezza si fa sentire, siete scarichi di energia ma sereni. Niente fastidi all'attivo, muovervi non può farvi che bene, l'abbiocco impigrisce. Hai la tendenza a confondere l'istinto con l'eccesso. Le stelle ti sfidano a trovare quello che è davvero lo sbocco migliore per i tuoi istinti. Alcuni consigli dietetici, prova a utilizzare cereali e legumi per le tue fonti energetiche e proteiche questa settimana. Per lei, identificarvi con la protagonista di un romanzo e capire voi stesse è quasi un gioco, chissà cosa scoprirete ora con questa pila romanzi nuovi, doni dagli amici, tutti da gustare. Per lui, calo energetico improvviso, la mente fa molto e la buona compagnia ancora di più, ma una volta soli perdete mordente. Soluzione, massaggio energizzante e terapia ayurvedica. Colore delle emozioni, ottanio. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.